Volevate solo risposte sbagliate, eh? Beh, prima una piccola comunicazione di servizio. Ci vediamo questa sera alle 22:45 in live sul sito Viola per seguire insieme la stream di Silent Hill. Chi non viene? Niente, non viene. Andiamo avanti, va! Poracci, ogni volta che salta fuori Shenmue mi scende una lacrimuccia. Andatevi a vedere la compilation dei QTE sbagliati perché fa veramente sbracare dalle risate. Aura Boy torna a primeggiare come il poraccio più veloce del West, mentre tra le risposte sbagliate mi avete sorpreso. Non pensavo esistessero così tanti modi per scrivere scemo. Però dai, pure Shenmue non scherza. Bravissimi. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e dove il conduttore non è retribuito 4.000 dollari a puntata. Oggi sarà una puntata ricchissima perché prima passeremo in rassegna tutte le notizie del giorno e poi andremo in live per seguire insieme la stream di Silent Hill, un evento imperdibile, poraccio al 100%, da brividi. Quindi prendetevi una felpetta o un maglioncino e mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle poro notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. In descrizione trovate il link dove c'è anche il Porion. Ti è bellissimo. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Ok, apriamo con quella che spero sia la conclusione della storiaccia Biogate. Evito volontariamente di mettere questa notizia come una di quelle protagoniste del titolo della puntata di oggi, perché la questione si sta trasformando in uno di quei drammoni proprio inutili. Ed è impossibile esprimere un giudizio sensato quando si hanno sempre e comunque delle visioni estremamente parziali di tutto quello che è accaduto. Quindi, altro giorno, altra storia. Praticamente in concomitanza con la pubblicazione del TG Poro di ieri è saltato fuori che la versione di Elena Taylor potrebbe essere estremamente lontana dalla realtà dei fatti. Ad avanzare l'ipotesi è Jason Schreier di Bloomberg, non certo l'ultimo degli arrivati, che afferma di essere entrato in possesso, non si sa come, di una copia del contratto offerto alla Taylor da Platinum Games. Lo studio avrebbe offerto tra i 3 e i 4 mila dollari a sessione alla doppiatrice, garantendo tra le 4 e le 5 sessioni complessive, per un totale che sarebbe ammontato a circa 15 mila dollari. Taylor avrebbe rifiutato, pretendendo un compenso a 6 cifre, cioè tra i 100.000 e i 999.999 dollari, e anche una parte di guadagni sulle copie vendute. Proposta ritenuta inaccettabile da Platinum Games. Queste voci, non ufficiali, sono state però confermate da Video Games Chronicle. Questo portale dichiara di essersi messo in contatto con la Taylor, che continua ad affermare di aver detto la verità, e che il suo unico desiderio è quello di lasciarsi questa storia e il franchise di Bayonetta alle spalle. Un atteggiamento abbastanza in contrasto con la forte determinazione intravista nei primi video, ulteriore conferma di una persona emotivamente instabile, incapace di gestire una situazione del genere. Per me la storia finisce qui. Oltre a non aver senso continuare a discutere del nulla, il vero peccato è che situazioni del genere non fanno altro che danneggiare i lavoratori e un'industria che meriterebbe di essere regolamentata in molti suoi settori, ma non certo partendo da queste premesse. Vabbè dai, stemperiamo con una bella notizia. Volevate il ritorno di F-Zero? Beh, purtroppo ancora non si sa nulla di Captain Falcon e della combriccola, però beccatevi Aero GPX, un progetto Kickstarter che raccoglie tutta l'eredità della storica serie Nintendo. Basta guardare un secondo di trailer per capire che questo progetto è fortemente ispirato all'episodio GX su GameCube, ma il suo unico creatore afferma anche di aver utilizzato come punti di riferimento Wave Race 64 e Kirby Air Ride, altri due racing game che hanno fatto la storia delle piattaforme Nintendo. Come al solito vi lascio il link alla campagna Kickstarter in descrizione, buttateci un occhio. Bene, passiamo alle notizie del giorno. Ieri abbiamo discusso di una next gen che, nonostante i soli 2 anni dalla commercializzazione, già arranca di fronte ai primi titoli non cross generazionali. Ma che dire della Switch che è appena entrata nella seconda metà del suo ciclo vitale? Beh, in questi giorni sono uscite delle produzioni che restituiscono un quadro abbastanza chiaro di quello che possiamo aspettarci dalla console ibrida nei prossimi anni. Da una parte
parte abbiamo i porting miracolosi. Di questa categoria parliamo spesso e si tratta di titoli multipiattaforma che con le dovute accortezze riescono ad approdare anche su Switch e, nonostante degli evidenti compromessi e un netto ritardo rispetto alla concorrenza, risultano comunque godibilissimi. Abbiamo parlato tanto di Nier Automata, trovate anche un mio speciale su Every Eye, e per me si tratta di un vero gioiellino che in portatile dà il meglio di sé, ma si tratta anche di un titolo con un po' di anni alle spalle, che storicamente non ha mai fatto delle prestazioni il suo punto di forza. Il discorso, se vogliamo, cambia radicalmente con No Man's Sky, titolo ben più ambizioso nelle dimensioni e nella portata dell'eccentrico Automata. Ecco, il consenso generale è che anche questo sia un porting miracoloso o impossibile, però secondo me si fa fatica a metterlo nella stessa categoria di Nier. A questo proposito vi consiglio di guardare il video analisi di Digital Foundry per rendervi conto di come sia stato possibile un porting del genere e del perché siano stati effettuati determinati sacrifici. Qui secondo me però è stato apprezzato il fatto che siano riusciti a tirare fuori una versione giocabile del titolo, ma mentre con Nier Automata non ho mai avuto la sensazione di giocare una versione castrata del gioco, qui non c'è un singolo scenario che non ci ricordi che probabilmente sarebbe meglio giocare No Man's Sky su altre piattaforme, nonostante l'impressionante risultato. Ma vogliamo parlare del cloud gaming? No, perché se su PlayStation 5 e Xbox Series X si grida allo scandalo per i 30 fps di A Plague Tale Requiem, gli utenti Switch sono stati lasciati alla mercé del cloud gaming e vi invito a provare la versione demo del titolo per ripensare un attimo a quanto siano impattanti o inaccettabili i 30 fps in un gioco del genere. Purtroppo per me su Switch i titoli in cloud continuano a essere ingiocabili in Wi-Fi, la situazione migliora leggermente con il cavo LAN, ma si perde tutto il senso di una console ibrida in grado di far girare produzioni di un certo livello. Ed è un peccato perché credo che l'ossessione sulle performance stia inquinando il dibattito intorno a uno dei migliori titoli dell'anno, ma che comunque non posso consigliare su Switch. E per finire poi ci sono le produzioni first e second party, che tramite l'ottimizzazione e una direzione artistica di livello riescono a tirare fuori dei risultati impressionanti. Questa analisi approfondita di Sparks of Hope dimostra come, nonostante il frame rate a 30 fps e la risoluzione in modalità francobollo in portatile, su Switch riescano a uscire giochi sorprendenti dal punto di vista grafico anche dopo 5 anni dalla sua commercializzazione. Ma qual è il futuro di questa piattaforma? I porting impossibili stanno finendo e il cloud non sembra, al momento, un'opzione percorribile per rimanere al passo coi tempi. Rimangono sì i titoli della grande N, ma anche un mostro sacro come Bayonetta non entusiasma affatto al primo colpo d'occhio. Quindi, non lo so, la domanda è aperta, ma credo che ci sia il forte bisogno di un piccolo grande scossone per quanto riguarda questo ecosistema di console ibride. Switch Pro? Switch 2? Ripeto, non lo so, ma mi sembra proprio difficile riuscire a tirare avanti altri 4 o 5 anni così. Voi che ne pensate? Stasera ci sarà la mega stream dedicata al revival di Silent Hill e i dataminer sono riusciti a estrapolare delle informazioni che svelano in anticipo, con molta probabilità, parte di quello che verrà mostrato questa sera. Se non volete rovinarvi la sorpresa, vi do 5 secondi per saltare direttamente al prossimo capitolo del video, non di Silent Hill. Poro 1, poro 2, poro 3, poro 4, poro 5... Poro spoiler. Ora, per me questa è magia nera. Sul forum di Reset Era si sono messi a rovistare tra i meta tag della live stream che si terrà stasera. Cosa significa? Non ne ho la più pallida idea, ma da queste ricerche sono emersi dei riferimenti a Silent Hill 2, Silent Hill Ascension e Return to Silent Hill, e come piattaforme vengono indicate PlayStation e Steam. In più, e qui proprio un autogol clamoroso da parte di Konami, la descrizione del video su YouTube conteneva, ora è stato rimosso, un riferimento senza link a Silent Hill 2 sul PlayStation Store. Geniale! Io intanto vado di Poro Prediction. Return to Silent Hill è una nuova serie TV o un film. Poi c'è il remake di Silent Hill 2 ad opera di Bloober Team e Ascension è invece il nuovo capitolo della serie che verrà preceduto da Short Message, proprio come era successo per PT e il mai uscito Silent Hills. Ah, e tra l'altro la stream durerà 48 minuti, un botto,
e io sono in hype totale. Dai, incrociamo le dita, ormai ci siamo, non mi sembra vero, l'appuntamento mi raccomando alle 22:45. E chiudiamo con una menzione al volo riguardante il futuro della serie di Call of Duty una volta che l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft andrà in porto. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una telenovela estenuante, che ho deciso di non seguire nel dettaglio proprio perché non mi ritengo qualificato per esprimere dei giudizi sensati in merito e vorrei evitare di trasformare tutta la faccenda in un tifo da stadio o da stadia. Però dopo mesi di frecciatine tra Sony e Microsoft siamo arrivati a un punto molto interessante. Infatti in UK il CMA, che sarebbe il corrispettivo del nostro garante della concorrenza e del mercato, ha deciso di passare a una seconda fase delle investigazioni per quanto riguarda l'acquisizione, perché secondo questo ente c'è il rischio concreto che un tale passaggio metta in netto sfavore la concorrenza, ovvero Sony. Vi lascio in descrizione qualche articolo più dettagliato se volete approfondire la questione. Ho trovato però interessante la risposta da parte di Microsoft, che nel tentativo di sminuire questo accordo epocale, nella risposta formale a queste investigazioni, ha ricordato l'impegno preso nei confronti della concorrenza, citando questo storico tweet di Phil Spencer e aggiungendo una nota a pie pagina dal valore molto significativo che recita: l'accordo tra Activision e Sony include delle restrizioni sulla capacità di Activision di piazzare i titoli di Call of Duty sul Game Pass per un numero di anni. Quindi da una parte abbiamo Sony che ha pagato Activision per tenere lontano COD dei servizi in abbonamento e dall'altra c'è Microsoft che è costretta a rispettare gli accordi precedenti, di cui però non sappiamo l'effettiva durata. C'è chi ipotizza che questi dureranno fino all'uscita di COD nel 2024, una data non poi così lontana nel tempo, il che apre alla questione: e dopo che succederà? Insomma, una volta che questo accordo andrà in porto, sarà interessante vedere come realmente cambieranno gli equilibri tra queste superpotenze. E non mi ricordo negli ultimi 10-15 anni un clima così teso tra i vari attori del mercato. Sono lontani i tempi dove ci si ritrovava tutti insieme ai TGA. Ah, nostalgia canaglia. E questo poraccio era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere delle notizie del giorno e soprattutto dopo alle 22:45 per seguire in live la stream dedicata a Silent Hill. Quindi voi riposatevi per essere belli freschi dopo, fate i bravi, dormite sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Silent, Michele Hill. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! E questo Poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivato...